Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare. Restate in ascolto. Tra poco la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Suoni, colori, emozioni. Quando il tuo presente ti richiama al passato, allora sei in ascolto di Radio Stap. Radio Stap, si torna al passato. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stap. Chiama il numero 340 7559 392. Non ci lasciare. Ehi Nando, finite le vacanze? Guarda qui, stavo leggendo il giornale, senti che dice, con i droni controlleranno le nostre abitudini, dice ancora che presto lo schermo di un TV sarà sottile come un foglio e poi ci dovremmo abituare a mangiare insetti al posto della carne, ma ti rendi conto? Pensa che mio nipote per accendere il cellulare mette il pollice sullo schermo, mi sembra un film di fantascienza, non abbiamo più nulla di umano. Ma non è vero, vieni con me. Ti faccio recuperare per almeno un'ora un po' di umanità. Ah, vedi, un registratore a cassette. Ma guarda quanti dischi. E quello cos'è? Un Revox. Ma questo è un emittente degli anni 70. Ma ti ricordi a quei tempi le ragazze ci aspettavano sotto la radio a farci la serenata con le chitarre? Altro che chattare con i social. Ma ricordi la tua Vespa 50 truccata con il 125 e ascoltare le canzoni al jukebox del bar sotto casa e andare la domenica mattina dal barbiere a sistemarsi per uscire con la ragazza il pomeriggio? Che tempi fantastici che abbiamo vissuto. Ma se accendi il bottone del mixer si potrebbe trasmettere come una volta? Certo, colleghiamo il nuovo con il vecchio. Fammi digitare www.stapradio.it. Ecco, adesso fai partire la vecchia cassetta della sigla. In diretta stiamo per trasmettere. Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Buonasera a tutti, bentrovati. Noi non abbiamo voce, noi abbiamo mal di testa, abbiamo preso di tutto e di più, pasticche, gocce, quello che si può naturalmente per alleviare tutti questi fastidi che auguriamo non impediscano più di tanto la trasmissione di questa sera del Ballo in Radio, puntata numero 116. Ma io sono sicuro che la radio, lo spettacolo hanno delle doti straordinarie. A me accade sempre così, magari sono un po' malandato in salute, poi quando salgo sul palco, quando arrivo davanti al microfono o alla radio durante una serata e durante il corso stesso della serata vedo che si attenuano tutti questi malanni, vuol dire che fa bene. E gli antichi greci dicevano che il ballo, e se andate un po' a leggere la storia degli antichi greci, dei coreuti, che il ballo secondo loro era un dono degli dei, perché gli dava la forza di alleviare quello che sono le pene della terra, le pene della fatica, delle malattie. E se già loro lo dicevano migliaia di anni fa, e figuriamoci oggi che ascoltiamo in tutte le salse dire dagli studiosi che il ballo fa bene, il ballo aiuta nella salute, nell'attività psicofisico-motoria, e allora sicuramente c'è un qualche cosa di vero, perché a noi davanti al microfono riprendiamo la salute in un modo straordinario. Grazie amici, bentrovati anche per questa sera, siamo arrivati in questa straordinaria puntata del... dunque oggi siamo 6, ieri era 5, c'è stata la competizione di ballo, è per questo che abbiamo
abbiamo tutti questi problemi, questi malanni, perché poi l'acqua ci ha preso, strade allagate, alla fine anche su noi, mentre c'era il nubifragio sulla zona del Pontino, anche su Roma, e noi eravamo lì al caldo, sicuri, tranquilli, al Satirico di Aprilia, ancora a svolgere la competizione che si è dilungata, perché abbiamo avuto poi la seconda fase con la divisione ballo in coppia, che indubbiamente ci ha dato da fare, perché le coppie sono triplicate. Di questo che io volevo parlarvi, sì, i gruppi, che poi ci diamo veramente un'ampia fascia a quello che è accaduto ieri. Quindi puntata questa sera particolarmente dedicata alla competizione di ieri, perché si è aperto un nuovo campionato. Sapete che io sono solito realizzare parallelismo tra ballo e calcio, e allora ieri nel calcio è andata bene per la Roma, la Lazio non ha giocato perché l'Olimpico ha legato. Parallelismo col calcio: quando inizia il campionato di calcio c'è veramente euforia perché è la prima, stessa cosa per il Gran Premio del Lazio di ballo. Inizia il campionato e ieri c'è stata grande partecipazione, anzi ci immergiamo subito in questa grande atmosfera della prima gara di campionato di ballo, e visto che noi siamo appunto il ballo in radio. Musicando, il punto d'incontro tra il ballo e la tua fantasia. Buongiorno a tutti, cari signore, cari signori, amici, colleghi, maestri, tutti i nostri tecnici, le scuole di ballo e il pubblico. Signori, è una giornata di festa perché inizia un nuovo campionato di ballo a ranking, anche per quest'anno 8 giornate, compresa la finalissima, come è avvenuto mi sembra ieri, che abbiamo realizzato le 2 di notte, eravamo ancora a ballare a Palestrina a dare ancora i premi, era una serata veramente calda, fusissima, ma stavamo bene. Invece adesso già dobbiamo coprirci perché arrivano i primi freddi. Innanzitutto siamo onorati che avete accettato di partecipare così liberamente. Non è proprio il primo incontro ufficiale, perché qualche giorno fa, diciamo un mese fa, abbiamo avuto la Coppa Fibes, che è il torneo integrato di balli in coppia e balli in gruppo, e già abbiamo avuto i primi vincitori. Sarebbe un po' il precampionato, la nostra Coppa Italia del calcio. Ci sono tante novità in questa nuova edizione, c'è il Gran Premio delle città. Noi avremmo voluto organizzare delle riunioni con tutti i maestri, con tutti i tecnici, ne abbiamo indette 2, però sapete qui come a Roma, e io c'ho da fa, devo andare al centro commerciale, devo fare la spesa, domenica non posso venire, e ne abbiamo rimandate 2. È chiaro che poi tutte queste nuove regole le comincerete a conoscere strada facendo, ed è un peccato perché nella riunione con i ballerini, con i maestri, diamo anche del materiale didattico che serve ovviamente allo svolgimento di questo campionato, per chi lo vuole realizzare tutto. Abbiamo già delle telecamere, abbiamo il... Oh, eccolo qui, il Music Show, siamo live. Abbiamo anche gli amici di Teleinne, che ringraziamo, straordinaria emittente, e quindi grazie per essere con noi quest'oggi, non capita tutti i giorni. Musicando, tutto quello che è ballo. È vero, non capita tutti i giorni, torniamo in diretta per avere le riprese magari di un format importante come il Music Show diretto da Rossana Barbarossa, che noi dovremmo avere, come dice il nostro tecnico, in diretta telefonica. Buonasera Rossana. Buonasera a te, chiaramente a tutti i tuoi radioascoltatori di stapradio.it. Allora, io veramente sono contentissimo, abbiamo passato una giornata ieri stupenda, meravigliosa, uno più bravo degli altri, veramente dei ballerini stupendi, meravigliosi. Tony, sono rimasta veramente attonita a vedere tanta bellezza, i costumi, le discipline, veramente bello, bello, bello. Allora, chi ci ascolta, Rossana, dice... Sono rimasta senza parole ieri. Senti, però chi ci ascolta dice, ma questi si lodano da soli, si fanno i complimenti da soli. Diciamo che però non è così, perché bisogna assistere prima di giudicare, perché dall'altra parte si ascolta, ecco, ci facciamo i complimenti, ci autoincensiamo, però bisogna essere sul posto per verificare poi l'effettiva... Infatti ero sul posto con le riprese, con il Music Show, avevamo il nostro reparto, ieri abbiamo ripreso tutto lo spettacolo, e poi successivamente andranno anche in diretta per quanto riguarda i videoclip, ci sarà la mandata televisiva su Teleinn, che trasmette su Roma e provincia, il canale 93. Per chi non vede il canale, mi raccomando,
raccomando, fate l'aggiornamento, grosso modo una ventina di giorni, perché lo spettacolo, ecco, devo sistemarlo un attimino, è bellissimo, comunque, senti, è bellissimo. Senti, quindi, ma... comunque sono quelli, grosso modo. Rossana, però non era la prima volta che tu assistevi a una gara di ballo ufficiale di una federazione ufficiale? No, ma la tua è particolare, non lo so, adesso non voglio essere di parte, ma io ti posso dire che sei un grande professionista, una grande professionalità ho notato in te, ma poi tutte le persone che ti seguono con queste discipline, veramente sei un direttore artistico alla grande. Poi voglio ringraziare tutto il tuo staff, bravi, bravi, bravi. Senti, hai conosciuto anche il presidente della federazione? Certamente che sì, certamente che sì. Adesso hai visto che il nome Giuseppe, mi pare, aspetta, non Peppino, mi ricordo. Peppino Colarusso viene chiamato tra di noi, Peppino Colarusso, grande professore, benissimo, quattro lauree. Ascolta un attimo, hai conosciuto che è un personaggio particolare, è poliedrico, noi lo chiamiamo il vulcano, quindi ti ha dato questa impressione? Certamente che sì, una persona socievole, molto socievole poi fra l'altro, una persona molto solare, a primo impatto una persona proprio che ti mette a proprio agio, una persona di noi, insomma, come si suol dire. Ascolta, una persona molto semplice. Ascolta, mi devi ringraziare Angelo Blasetti perché è stato con noi, per sì, cui sì. È stato veramente un grande lì a realizzare le interviste, è stato col sonno del mattino, perché so che lui è un ottambulo un po' come noi, però è stato presente, sì, è stato carinissimo, quindi è stato altamente professionale anche lui, come te, il tuo staff. E senti, veniamo subito a quello che anche il motivo per il quale ti ho chiamato, che adesso, archiviata la parentesi del Gran Premio del Lazio, ci dobbiamo concentrare sul primo dicembre, che sì, è l'evento... Il primo dicembre, che io vi aspetto numerosi per quanto riguarda il Music Show. Il Music Show è una bella vetrina dove io vado a registrare tre puntate, ci saranno tre operatori che riprenderanno tutto lo spettacolo, ci saranno interviste a tempo reale, siamo a livello mondiale anche in diretta stream... C'è tanta, tanta carne al fuoco. Noi vi aspettiamo numerosi per quanto riguarda la location. Siamo presso il Pianeta Davino, che si trova a Pomezia, in via dei Castelli Romani 22. Inizieremo il primo dicembre, che è di venerdì, alle ore 16.45, 16.50. Finiremo intorno a mezzanotte. Ragazzi, venite, vi aspettiamo anche... solamente per seguire lo spettacolo, e voi sarete anche voi protagonisti in assoluto. Devi dare, sì, devi dare un contatto telefonico o su Facebook. Certamente, anche la linea telefonica. Certamente che sì. Potete chiamare tranquillamente Rossana Barbarossa, me, al 349-83-64-084, oppure una mail a rossana.barbarossa@libero.it. Chiaramente all'interno dello spettacolo abbiamo il nostro direttore di scena, che sta dall'altra parte, il nostro carissimo Tony Mantineo, che noi abbiamo realizzato questo matrimonio, vogliamo dire, ecco. Così hanno scritto, hai visto cosa hanno scritto le recensioni, no? Hanno scritto, sì. Quindi insomma mi sembra comunque uno... aspetta, però io una domanda pubblica la devo fare. Adesso sai, c'è tempo di... sono tempi questi che viviamo di protagonismo. Noi siamo un format del 99, tu pure sei un grande format. Avremmo potuto continuare da soli a farci, non dico concorrenza, però essere... Però io credo, come la penso io, che di questi tempi bisogna unirsi. Perché sai, tanti Rossana hanno provato a copiare il ballo in TV, ma sono rimasti lì, sono diventate brutte copie. Allora, ai miei tempi delle radio, 20 anni fa, io aspiravo ad andare a trasmettere nelle radio più importanti. Oggi invece sembra che tutti vogliono farsi la propria radiolina, la propria televisioncina. Io invece credo che invece bisogna unirsi, come abbiamo fatto noi. Certo. Io sono veramente contentissima di collaborare con un grande professionista, unire le nostre sinergie, tu hai una cosa, io ne ho un'altra, insieme possiamo, ecco, emergere. Senti, io ti ringrazio, ti lascio alla buona serata, buon ascolto con la radio
e ci concentriamo sul primo di dicembre, Pianeta Divina a Pomezia. Tutti i radioascoltatori, e mi raccomando, vi aspettiamo numerosi, non perdete il Music Show, divertimenti in assoluto. Rosana, ciao, un abbraccio, grazie veramente ancora della partecipazione di ieri, grazie. Salutiamo, ringraziamo Rossana Barbarossa, e perché avete visto le fotografie postate su tutti i social media dove c'è questa collaborazione artistica, altrimenti avremmo dovuto da noi fare le riprese, rimontarle, canale danza, sì, le facciamo ancora quelle istituzionali, però c'è un format professionale che hanno il canale anche sul digitale terrestre, e noi con loro collaborano con la musica, noi col settore ballo, viceversa, direzione artistica, direzione di scena, così si cresce. E questo lo dico, come ho ripetuto a Rossana, io conosco tante altre persone che hanno provato a copiare il ballo in TV, hanno provato a copiare questo e quello, diventano tutte brutte copie. Io ai miei tempi, quando ragazzi giocavo a pallone, aspiravo ad andare a giocare nella Roma, nella Lazio, con tutto che giocavo a pallone nel Centocelle, nelle squadre di quartiere, l'aspirazione è quella di andare nei format più grandi, così anche con le radio, io aspiravo nelle radio e nelle televisioni più grandi e ci sono riuscito, ma non mi sono mai permesso di fare un format concorrente a chi già è forte. Ricordate che Napoleone diceva: se tu non puoi distruggere il tuo nemico, ti devi alleare. Oggi invece, grazie ai social, tutti fanno la loro radiolina, la loro televisioncina, e poi l'ascolta chi la fa. Ecco, questo è il consiglio che vi può dare una persona con i capelli bianchi come me, che ne ha viste di tutto e di più, che ha trasmesso in tutti i canali di tutti e di più e che continua ancora a trasmettere in tutti i canali di tutti e di più, però trovando le sinergie con gli altri format collaterali. Allora, adesso continuiamo questa puntata perché il tecnico sta contattando, questa sera avremo un mare di contatti telefonici, per cui dobbiamo cercare di prendere la linea in tempo e quindi entrare anche in questo che è l'argomento principale, che è stata la competizione di ieri svolta al Satiricon di Aprilia. Devo dare però prima dei contatti a coloro che vogliono seguirci in diretta. Abbiamo aperto il nuovo gruppo su Canale Danza perché è più facile da ricordare. Abbiamo anche tutti i post, tutte le locandine, tutti i banner, tutti i cartelloni anche all'interno delle competizioni con Canale Danza. Andate lì e poi trovate tutti i click. Volevo avvisare i ballerini, volevo avvisare i maestri di ballo che tutti i risultati di gara tra qualche giorno saranno verbalizzati e ufficializzati e poi esposti nel sito fibesroma.altervista.org. noi entro la settimana ci riuniamo in commissione federale, quindi ufficializzeremo i risultati. Che dire, prima di, ecco, sto attendendo il fonico che mi dà i collegamenti, dovremmo avere in linea Armando Marcelli, tecnico federale, e io credo che ci siamo, per cui io direi di continuare adesso con le interviste telefoniche, poi i commenti cercherò di esporli io magari in maniera successiva, cercando poi verso la fine del programma, come sempre, di realizzare il parallelismo tra ballo e calcio e darvi le novità di quello che abbiamo proposto ieri al Gran Premio del Lazio. Linea al nostro tecnico, poi torneremo immediatamente per il collegamento telefonico tra un attimo con il ballo in radio. Il ballo in radio, la trasmissione dei ballerini, degli insegnanti, dei musicisti e dello spettacolo, ogni lunedì alle ore 21 su Stap Radio. E a questo punto torniamo in diretta, non possiamo non ascoltare la voce di chi insieme a me ha diretto la competizione di ieri, questo grande avvio del campionato nuovo 2018 del Gran Premio del Lazio, commissario di gara, maestro Armando Marcelli. Buonasera maestro, ben trovato. Oh, buonasera a tutti, ben trovati a voi tutti. Come sono allegrissimo oggi. Ti sento, voce, stanchezza, mal di testa, come siamo? Siamo bene, non mi interessa di sentirmi ancora stanco per la giornata che abbiamo avuto molto impegnata di ieri, ma ti posso dire che sono felicissimo. Alla grande proprio, non ce l'aspettavamo. Poi ha piovuto, ha fatto un po' il temporale, stavamo caldi in questo bellissimo salone dove noi facciamo sempre le nostre gare, noi scegliamo i migliori saloni per poter sfruttare questi nostri campionati, stiamo crescendo veramente, mi sono reso conto ieri che è uscita una giornata meravigliosa nell'interno del salone del Satirico. Senti, mi hanno detto ballo in gruppo va bene, però dobbiamo dare anche un merito alle coppie, ai maestri che portano le coppie, perché la divisione ballo in coppia sta salendo, tempo, tecnica, stile, punti da 1 a 6, l'alternativa a tutti gli altri sistemi di ballo, quindi dobbiamo sicuramente parlare di questo perché abbiamo triplicato le coppie. Sì, è vero,
perché ieri abbiamo avuto presenza di coppie nuove che sono andate senz'altro a ballare ad altre parti, ad altre federazioni, e i maestri che le hanno portate si sono avvicinate a me ringraziandomi, e che il sistema della nostra votazione è interessante, perché l'abbiamo sempre detto, dare un numero, dare un punteggio e chiudere lì per noi non è valido. Noi diamo questo, usiamo questo metodo, e con questo metodo stiamo vedendo che sta crescendo la presenza delle coppie. Dunque questo ci fa capire che se cresce la presenza delle coppie c'è qualcosa che sta funzionando alla grande. Questo io voglio dire. Anche la riforma del liscio, che tu sei il primo promotore sotto il punto di vista tecnico, ecco, c'è un progetto ideologico, però tu sei, come si dice, il tecnico che poi nella pista vai a portare il foxtrot, il valzer brillante. Vediamo già che le coppie non fanno più problemi, si divertono, anzi chiedono proprio di ballare valzer brillante e foxtrot. Infatti ieri mi è capitato questo, che persone che volevano fare per forza questo foxtrot però non si erano segnate negli allievi precisi, allievi 1, allievi 2, allievi 3, comunque poi alla fine gliel'abbiamo fatto fare e sono rimasti contentissimi, perché vedo questo, io ho notato questo ieri, che quando ballano questo foxtrot le persone, le coppie sorridono, invece magari ballano un altro ballo, sono seriosi. Non capisco perché, allora ho capito facendo un sondaggio che è il ballo più semplice che si possa espletare con molta facilità, che si può usare nella sala da ballo, e siccome io l'ho arricchito con qualcosa in più, sempre inerente al ballo da sala, le persone sono contentissime. Ma anche i ragazzi mi hanno chiesto, il foxtrot lo sai che è carino, è un bel ballo, si balla bene, ha una tempistica molto molto sensitiva, molto facile, questo ce l'ho già. Ti ricordi quella festa di piazza Orvieto in quell'estate? Abbiamo visto quelle coppie ridere e ballare con l'orchestra, da lì è scattata poi l'idea di inserire il foxtrot nel liscio. Confermo quanto hai detto, è un ballo che veramente dà gioia quando lo si balla sia nelle feste private, e abbiamo scoperto grazie a noi, a te soprattutto, che lo hai portato tecnicamente nelle gare. Un'altra cosa bellissima, io ritengo, perché io ieri ho detto, ho visto delle cose che sono rimasto abbagliato da tutto. Quando gli fai ballare il valzer brillante, che noi sono già 2 anni che ne parliamo di questo, ho fatto vedere in televisione la parte tecnica e come si balla, le persone, le coppie sorridono anche nel valzer brillante. Questa musica avvolgente che li vedi carini, tranquilli, che girano senza tante moventi, senza fare tante cose, hanno una semplicità di espletare quello che sanno con dolcezza, con delicatezza, e sono più soddisfatti. Questo a noi ci onorifica. Maestro, ne abbiamo parlato, cioè dopo un mazurka mettere un valzer viennese, cosa c'entra? Cioè forse è questo che molti dovrebbero chiedersi, anche ad alti livelli, a questi board internazionali, che poi liscio lo balliamo solo noi, ma dopo un mazurka e prima di un polka inserire un valzer viennese, ma che senso ha quando i balli del liscio sono il foxtrot e il valzer tradizionale, il brillante? Ma questo purtroppo bisogna dirlo alle federazioni che hanno voluto cambiare negli anni precedenti questo, di affossare questo ballo e portarlo nel denigrarlo questo ballo, lo ritenevano soltanto un ballo da balera. Ma scusami tanto, ma sempre un ballo nostro, perché buttarlo via? Qualora le persone, quando sentono questa musica di questi valzer brillanti che sono stati sempre ascoltati da noi, dai nostri nonni, dai nostri genitori, vedi che proprio prendono, si alzano tutti e si mettono a ballare. Perché c'è questo amore fraterno di questo ballo? Poi è stato affossato per anni e abbiamo parlato per anni, valzer inglese, valzer viennese. Ma perché le nostre cose non valgono mai di valore e quelle degli altri hanno valore? Ma questo noi ci dobbiamo domandare. Maestro Marcelli, io però tecnicamente volevo dire che foxtrot e valzer brillante calzano perfettamente insieme a mazurka e insieme al polka. È una questione di attitudine, direi, no? Come tempistica, come tempi. Ma come tutto, sono simili e si ballano con una certa più facilità. C'è più amore nell'espletarli, nel farli. Il liscio, alla fine il liscio deve essere questo, semplice. Non si può mettere che per anni lo è stato fatto, l'ho fatto anch'io quando ero competitivo, nel liscio il viennese. Ma stiamo scherzando?
poi me lo riproponevano nello standard. Dunque lo ballavamo due volte, ma è normale che c'era qualcosa che non poteva andare. L'affossamento di determinati balli per farne poi due volte lo stesso ballo in due categorie diverse. Noi per fortuna ce ne siamo accorti di questo e stiamo riproponendo la vera verità. Tutti gli altri, sperando che poi una mattina si alzano e diranno: ma veramente sì, maestro Marcelli ha avuto ragione di questo. Ha ragione, perché le persone hanno bisogno anche di semplicità nel ballo per poter crescere. Io non direi ho ragione, perché a me non piace dire io ho ragione. Io credo che sia solamente questione di logica, perché ascolta, adesso faccio una battuta così pubblicitaria: se si chiama liscio perché è un ballo liscio, semplice, altrimenti si chiamerebbe ballo frizzante, e questo è il ballo frizzante, certo. È lo standard, certo. Io faccio una battuta, certo, ironica, che però calza, fa rendere l'idea a chi ci ascolta. Ma lo standard abbiamo sempre parlato, è nei tecnico, nostri dibattiti, nelle nostre riunioni. Lo standard è un ballo tecnico, è un ballo lei latini è un ballo tecnico. Io riproporrò, e sto già facendo lezioni a persone interessate, i latini 2, dove riproporrò la begin, perché noi nel dopoguerra, ma chi la ballava la rumba? Chi la ballava la rumba? Si conosceva la begin, si ballava il boogie boogie, si ballava il cha-cha-cha, perché il cha-cha-cha è stato sempre un ballo predominante, ma nella semplicità di un cha-cha-cha. Poi è stato rivoluzionato tutto questo mondo latino, dove il cha-cha-cha una volta si ballava camminando, oggi si balla lateralmente con i movimenti del con i cambiamenti di peso, con il movimento del bacino, è più raffinato, ma per carità, è bello anche quello. Insomma, non è che tutti possono muovere il bacino in una certa maniera. Abbiamo anche gente adulta che viene a ballare, dunque l'adulto non possiamo permetterci di dire: tu devi muovere il bacino, devi muovere il movimento, deve essere fluido, perché è umanamente impossibile. Io ci ho pensato a fare questo cambiamento insieme a te, insieme ad altre persone, ma perché gli altri però non si domandano se questa cosa è fatta male o è fatta bene? Non sentiamo mai qualcuno che ci parla, che ci telefona perché si vuole informare di questo. Vanno molto a interessarsi sui nostri canali di quello che noi proponiamo, sì. E questo però mi fa piacere, perché vanno a scrutare, però nessuno esce a dire la sua. Poi alla fine, prima delle premiazioni, anzi subito dopo le premiazioni, i giudici di gara si sono spogliati della loro fascia, del loro ruolo, hanno indossato l'abito da ballo, sono scesi in pista in una grande cornice di pubblico, al microfono sono stato costretto a dire: guardate chi vi ha giudicato quest'oggi. E io credo che un commento da parte tua, questo sia importante. È stato meraviglioso, a parte le due coppie che insomma, la fascia internazionale, dunque a questa noi ci pregia, ci fa piacere, siamo onorati di avere queste persone nel mondo delle nostre manifestazioni. Farli vedere a coloro che prima di ballare li hanno giudicati, c'è stato uno squarcio di applausi fortissimo, abbiamo voluto far vedere che coloro che stavano giudicando sono quelle persone che si stanno esibendo. Dunque penso che hanno visto questo e sono rimasti tutti pienamente soddisfatti, ma noi adesso stiamo cercando di poter mettere questi giudici di livello, appunto perché vogliamo dare sempre più qualità e un'immagine diversa. Dopo praticamente l'inquadramento tecnico, è nell'intento di creare una giuria tutta di livello internazionale con competitori, ex competitori che hanno calcato parterre internazionali, perché tu confermerai quanto penso io, che una persona che ha ballato ad alto livello sa se deve andare di pianta, di tacco, può giudicare un ballo di gruppo, un ballo di coppia, una danza orientale, perché alla fine la tecnica del ballo è quella, a prescindere dallo stile, se orientale, se latino, se caraibico. Confermi questa nostra mentalità che noi adottiamo e insegniamo anche durante i nostri corsi formativi? Significa che noi stiamo dando sempre più qualità. Dunque, far giudicare le coppie, che noi sono gare promozionali, a delle coppie che gareggiano nell'internazionale hanno fatto un iter per arrivare a quel livello non indifferente. Dunque, senz'altro avranno delle capacità maggiori di una persona che non è arrivata a quel livello. Dunque, per noi è un grande piacere questo, ma per noi ci onorifica più che altro. Dunque, stiamo cercando di
sempre di più migliorare tanti aspetti, ma specialmente l'aspetto del giudizio. Vogliamo la qualità. Il 1° dicembre saremo ospiti al Music Show al Pianeta Davino, dove il format TV delle Music Show di Rossana Barbarossa ci hanno invitato tutte le scuole di ballo che hanno partecipato, solamente quelle che partecipano al Gran Premio del Lazio, quindi un'occasione per ritrovarci con questa idea multimediale. Poi 2 giorni dopo c'è la seconda giornata del 3 dicembre a Palestrina, torniamo al Palafibes, Marcelli. Allora, vogliamo dare un ultimo invito a questi nostri amici che ci seguono? Io penso che anche in Palestrina abbiamo un buon numero di persone che verranno alla nostra manifestazione. Da sondaggi fatti stiamo crescendo, dunque questo ci fa auspicare che anche il 3 dicembre saremo una buona famiglia allargatissima del ballo che andrà sempre avanti facendo sempre più numeri. Mi pare che avremo un'ampia fascia di tango argentino per l'occasione, già in anticipo, possiamo dire questo? Sì, possiamo dirlo, perché ci saranno delle scuole raggruppate del maestro Nicchiotti e della maestra Daniela Orlanchio, che cercheranno di abbracciare queste 4 scuole che hanno per portarle alla nostra manifestazione. Sarà, come ho detto prima, una grande famiglia. Però tu ti stai impegnando per creare la famosa giuria tutta internazionale, ci proviamo, d'accordo? Già ci sto lavorando. Senti, io ti ringrazio e andiamo a riposarci, perché è stata una giornata faticosa ieri, ma ricca, ricca di soddisfazioni. Ma sai che poi le soddisfazioni e il tutto andato bene fa togliere anche la stanchezza, certo. Però la stanchezza per quanto sia c'è. Certo. Però è una stanchezza che fa piacere averla. Preparati, perché devi preparare adesso gli aspetti tecnici del Foxtrot. Ci fai vedere nello specifico il balancé. Ma mi sto organizzando. E il giro spin nello specifico, ok? Ok. Grazie, buona serata, maestro. A tutti quanti un saluto e un abbraccio da noi. Grazie. Ciao, ciao. Il ballo in radio. Quello che gli altri non dicono. Per essere sempre informati in tempo reale sulle ultime iniziative delle trasmissioni Il Ballo in TV e Il Ballo in Radio, segui su Facebook il gruppo pubblico Ballo in TV. È il modo più rapido per tenerci in contatto. Una nuova avvincente categoria per ballo in gruppo all'interno del Gran Premio del Lazio. A partire dal 5 novembre inizia il campionato a ranking Gran Premio delle Città. Per gareggiare in questa nuova categoria, i club devono assumere il nome delle città dove operano. Non perdere tempo, iscriviti subito al campionato di ballo con il nome della tua città, quartiere, zona o contrada che intendi rappresentare. Le informazioni le trovi in rete digitando Fibes Roma. Gran Premio delle Città, l'evoluzione del ballo in gruppo. Quando l'arte del ballo si trasforma magicamente in spettacolo, hai trovato la Fibes. Fibes, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, ente nazionale di promozione sociale e formazione. Fibes, affiliazione di circoli, sale da ballo, scuole e club di ogni ordine e grado, con copertura assicurativa globale. Inoltre, organizzazione di competizioni a tutti i livelli ed eventi nazionali ed internazionali. Entra anche tu nella Fibes. Informazioni alla sede federale di Roma al numero 348-7309-398 oppure fibesroma@libero.it. Fibes, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. L'universo del ballo non è una piccola nicchia di settore come erroneamente si crede. Per questo il mondo del ballo è un mezzo nuovo, efficace ed è indicato per la promozione di qualsiasi attività commerciale. Per la pubblicità della tua azienda, scegli il mondo del ballo. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. Eccoci qui, torniamo ancora in diretta, sono le 21:33 minuti primi, rigorosa diretta con Stapp Radio e tutte le altre radio collegate. Ringraziamo anche i direttori di rete, Stefano Tini che dirige Stapp Radio, Roberto De Angelis WS che dirige RDA Radio 1 e poi tutte le altre radio collegate che ci trasmettono o in diretta oppure magari in podcasting. Eccoci insieme ancora a parlare di quello che è stata la giornata di ieri.
ieri abbiamo scambiato qualche battuta con un protagonista come il tecnico federale Armando Marcelli, commissario di gara per l'occasione, e volevo subito ringraziare i club che hanno partecipato, i nuovi club, l'Amica Dance di Aprilia, una grande scuola di Aprilia che lavora all'interno del centro sociale proprio lì all'ingresso di Aprilia, hanno tutte le discipline, grandi scuole, hanno partecipato. Ecco, volevo ringraziare maestro Carlo e la maestra che hanno veramente per la prima volta, ecco, con qualche difficoltà a comprendere quello che sono i nostri meccanismi. Poi volevo ringraziare particolarmente, un saluto particolare a una scuola nuova di Velletri, quella di Mirko e Milva, grazie per aver partecipato, sono rimasti entusiaste loro, i ragazzi, della nostra gara, del nostro regolamento. Finalmente anche Velletri è rappresentata al nostro Gran Premio da una scuola di ballo, le ragazze hanno dato spettacolo, tant'è vero che la Barbarossa Rossana le ha invitate al music show, perché hanno creato veramente un portico di danza orientale straordinario. Grazie veramente a voi. Poi abbiamo avuto coppie nuove e poi il nostro zoccolo duro, con come facciamo a non ringraziare la Patti Dance di Gallicano, a ringraziare la Giro Dance di Pavona del maestro Mercuri. Ormai la Patti Dance è storia del Gran Premio del Lazio, perché oltre ad aver vinto per 3 anni di seguito la Coppa Fibes, a partecipare a tutto il campionato, ma è un club che non fa problemi, che si sposta, come la Giro Dance, che prendono i pullman, prendono le macchine, hanno i bambini, non so come fanno con le macchine, sono veramente organizzate, perché anche quando abbiamo svolto le gare lontano a Pontinia, all'SPQR, anche lì sono venute a ballare. E per cui sono scuole grandi, professionali, con i quali fa piacere operare, lavorare, avere un interscambio. Perché guardate, noi come organizzatori tecnici con le scuole non le ospitiamo solamente in quel mentre si svolge la competizione e poi ci salutiamo, arrivederci. Bisogna avere poi anche dei rapporti tecnici. Perché? Perché dobbiamo metterle a loro agio. Come per esempio adesso avete visto le fotografie su Facebook, sul gruppo Fibes Roma, su Ballo in TV. Abbiamo adottato anche le fasce al braccio dei capitani di squadra dei balli di gruppo, come il calcio, perché è inutile bucare con la spilletta da balia l'abito, oppure molti lo mettono per terra, c'è ancora qualche gruppo che lo ha messo per terra perché era nuovo, non lo sapeva. Il numero di gara è importante, la badge identificativa, perché indica il gruppo, se poi noi dobbiamo chiamare un capitano, se poi c'è una premiazione, perché finisce, a me è capitato di vedere in certe gare, ha vinto il gruppo numero 32 e non sai chi è perché non hanno il numero applicato, lo lasciano in terra, diventa un problema, più che problema è segno di poca professionalità, come per esempio inserire il cicalino 3 secondi prima che parte dell'avvio, non si dice parte perché è il treno che parte, prima dell'avvio del ballo di gara. Ecco, noi insistiamo, ancora molte scuole non lo comprendono, però noi insistiamo perché questa disciplina deve crescere, è solo così può crescere, perché guardate, negli ultimi anni si è molto lasciata andare, è diventata molto popolare col fatto che il ballo è facile, il ballo per tutti. Io capisco anche un'altra cosa, ecco, se cortesemente preparate gli altri contatti telefonici, così annunciamo. Dovremmo avere in linea il maestro Fabio Pedagna, coordinatore Lazio, ecco, chiamatelo telefonicamente così facciamo la diretta, e poi successivamente se chiamate anche Lucy Magenta, la coordinatrice delle model Dancing Fashion, che ieri anche le model hanno, oltre ad essere le hostess del nostro Gran Premio del Lazio, hanno dato veramente spettacolo, soprattutto perché c'è stato un gruppo nuovo. Stavo dicendo che noi come coordinamento Roma siamo un po' all'avanguardia nel ballo. Io personalmente mi rendo conto che noi voliamo, noi siamo 10 anni avanti a quello che dovrebbe essere il ballo sportivo, perché noi abbiamo unificato quest'anno le categorie, molte classi di età sono state unificate, per esempio dalla 8 siamo andati all'under 15, e noi però lo abbiamo svolto con entusiasmo, perché cerchiamo di fare una gara all'inglese dove vince chi è più bravo, per noi l'età conta fino a un certo punto. Però qui mi rendo conto che a Roma, in Italia, c'è ancora un po' di buonismo. Vabbè, quelle sono piccoline, non possono ballare con i più grandi, la medaglietta a tutti, la coppetta a tutti. E così la disciplina
non diventa disciplina, non si cresce. Nelle altre discipline come la danza classica, altre discipline particolari, e lì c'è veramente dura disciplina. Qui nel ballo sportivo, questo qui cosiddetto popolare, siamo un po' più morbidi. Noi ce la stiamo mettendo tutta la fascia, il cicalino, il cerimoniale, il giuramento, questo e quell'altro, perché vogliamo far crescere questa pratica del ballo. E molte scuole stanno comprendendo, piano piano, ma lo stanno comprendendo. Tanto è vero che diverse scuole hanno creato il gruppo di agonistica e il gruppo del sabato sera, come si faceva 20 anni fa. Io quando andavo ai saggi delle scuole sentivo il maestro presentare: noi abbiamo il gruppo di agonistica, andavano solo a fare gare, non andavano in ballet. Poi avevano il gruppo del divertimento, i principianti, il sabato sera. Poi adesso si è mischiato un po' tutto, perché negli ultimi anni c'è stato veramente un cambiamento al ribasso del ballo. Allora, noi ci siamo messi a capo, abbiamo detto: signori, se volete che la vostra scuola di ballo diventa grande, dovete come una volta prendere l'esempio delle cose belle di una volta e dividere chi si vuole divertire semplicemente il sabato sera e il gruppo di agonisti che deve fare le gare, e poi può anche, se vuole, andare a divertirsi alle esibizioni, alle piazze, alle feste, perché no? Una cosa non esclude l'altra. E allora molti ci stanno dando ragione. Il maestro dell'amica Dance di aprile ha detto: hai ragione, io sto cercando di creare due gruppi, l'agonistico e il sabato sera, anche gli altri. La Patti Dance vanno sempre a fare le gare, anche il maestro Mercuri della Giro Dance di Pavona ha organizzato sabato sera e agonismo, e funzionano. Sono scuole che a settembre già volano, già hanno tanti competitori. Non usano il ballo solo e semplicemente per la tortina, per la festa di piazza, per andare alla festa della cioccolata, per andare al Luna Park, perché poi il ballo serve a questo, a molte scuole di ballo, a creare aggregazione. E non può essere così, il ballo è disciplina. Il ballo da gara, quello da gara, non è proprio per tutti, anche se poi vengono persone: ma quello è piccolino, quello deve ballare, lo facciamo ballare. Però in questo modo si impoverisce il ballo. A ognuno, perché il ballo è ampio, il ballo, signori, amici, colleghi, è a 360 gradi, tutti possono ballare, però ballare bene è difficile. E la gara, se c'è la parola gara, ragazzi, è come il calcio. Quando io non ero convocato, a me dispiaceva che l'allenatore non mi convocava, ma io poi me ne facevo una ragione: ci sono quelli più bravi di me che devono andare in prima squadra a giocare, io sarò un rincalzo, mi arrangio e mi accontento. E quelle poche emozioni, quelle poche no, però ho avuto le mie possibilità di giocare al pallone agli allievi regionali e mi sono divertito, ho avuto le mie soddisfazioni che ancora ricordo, posto le fotografie, perché è stato bello. E così deve essere il ballo. Ok, allora il nostro tecnico mi dice che è pronto il collegamento telefonico. Io vi do i contatti: andate sul canale Danza su Facebook, su Ballo in TV e su tutti gli altri siti collegati, se volete postare i vostri commenti sugli argomenti trattati, o semplicemente cliccare mi piace, sarete salutati al termine della diretta telefonica. Allora, un breve stacco e poi collegamento telefonico. Ci colleghiamo con Fabio Pedagna, coordinatore Lazio della Federazione Italiana Ballo Spettacolo, tra un minuto sul Ballo in Radio. Sei all'ascolto di Musicando, il ballo in radio. Torniamo in diretta, sentiamo frastuono in sottofondo perché siamo collegati con una scuola di ballo importante, adesso ci dirà lui, se di Formia, di Gaeta, insomma del Basso Lazio, diretta dal coordinatore Lazio, maestro Fabio Pedagna, presente ieri al Gran Premio del Lazio. Buonasera maestro! Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora maestro, velocemente da parte tua, le tue impressioni sulla competizione di ieri, un saluto, e poi se puoi annunciare il prossimo evento del 26 a Minturno Scauri. Come competizione di ieri è stata eccezionale, anche perché pian piano la stiamo curando nei minimi dettagli, sia per quanto riguarda i balli di gruppo e sia per quanto riguarda le coppie. Presenti tranquillamente, si sono visti anche volti nuovi, si è visto anche il canale della signora Barbarossa e ci ha fatto piacere averli con noi. Sicuramente in altre manifestazioni andrà ancora meglio, a Palestrina quando staremo a dicembre,
Per il prossimo appuntamento che annunciavi tu, sì, è il 26 di novembre all'accesso dello spot di Scauri Minturno, è il comune Minturno, giustamente Scauri è la frazione balneare e si trova proprio di fronte al mare questo palazzetto, quindi è un palazzetto abbastanza grande, è stato ristrutturato negli ultimi anni. Io vi sto parlando così qui dalla mia scuola, dove abbiamo un sottofondo di rumba, ho delle coppie qui davanti a me che stanno ballando la rumba, che è il ballo dell'amore, quindi l'amore che noi certo, abbiamo per il ballo. Certo, certo. Senti, la tua scuola dove si trova? Formia, Gaeta? Sì, io ho i tre filoni principali che sono Formia, Gaeta e Santi Cosme e Damiano. Bene. Da cui poi abbiamo i progetti nelle scuole, dove lavoriamo tanto, nelle scuole pubbliche, insieme al Ministro della Pubblica Istruzione abbiamo da anni questi sì, progetti nei vari istituti comprensivi, nei vari istituti superiori, dove svolgiamo queste attività e poi a fine anno facciamo queste grandi manifestazioni, quindi dai bambini ai più grandi. No, volevo dire un'ultima cosa e ti lascio perché so che sei impegnato col tuo lavoro e lo sentiamo. Quindi per il 26 di novembre, gara in giornata unica, vogliamo dire tutte le discipline, classi e categorie. Sì, si inizierà la mattina verso le 9.30 con il ritiro dei numeri, orientativamente verso le 10, 10.15 si partirà e poi inizieremo giustamente dalla fascia di età 3-5 anni a salire su. Fino alle 4-4.30 saremo impegnati per i balli di gruppo e poi a seguire le coppie. Bene, bene, bene. Per essere in tanti, anche perché il palazzetto si presta certo, ad avere tante presenze. Sì, è molto bella, due tribune, molto ampio. Ascolta, sì, allora io sì, ti ringrazio anche della presenza di ieri. Saluto il presidente se lo ascolti, poi grazie, chiameremo al telefono anche lui. Grazie. E allora la parte mia, la parte del presidente. Ci troviamo tutti il 26, Fabio. Grazie per la perfetto, presenza ancora. Aspetto a tutti. Grazie, grazie, ciao, grazie, ciao, ciao. Musicando. Il ballo in TV. È musica. Grande serata di contatti telefonici, come annuncia il nostro tecnico dall'altra parte, abbiamo in linea la coordinatrice delle Model Dancing Fashion, Lucy, in arte magenta. Buonasera Lucy. Buonasera Tony, buonasera a tutti gli ascoltatori. Felicissima di essere in contatto con voi questa sera. Hai smaltito la stanchezza di ieri? Guarda, devo dire adesso sì, fino a questa mattina ancora qualcosa risentivo, però con tanta tanta soddisfazione. La giornata di ieri è stata a dir poco travolgente in tutti i sensi. Forse una delle migliori, perché ti abbiamo visto condurre anche la bandiera italiana nel cerimoniale di apertura, poi ti abbiamo visto anche consegnare i premi alle coppie e ai gruppi vincenti, quindi insomma a tutti gli effetti il vostro lavoro delle model è anche quello di fare un po' le hostess della cosiddetta competizione. Assolutamente sì, diciamo che il momento anche del cerimoniale è stato un momento molto emozionante, diciamo che anche è una bella cosa che coinvolge tantissimo, diciamo che anche le model sono molto impegnate anche nella preparazione degli abiti, nel retroscena, insomma, perché poi alla fine quello che si vede al di fuori è solamente la parte finale, poi c'è tutta una preparazione dietro le quinte che non è poco, sì, perché... e quindi c'è tanto impegno. Io vi vedo nei camerini, poi dovete indossare gli abiti, provare, quello mi sta bene, quello no, le scarpe, poi creare la coreografia all'improvviso, che non è facile, anche perché ci sono ogni volta delle mode nuove. Ecco, ieri eravate tantissime. Ieri eravamo veramente tante, se non sbaglio eravamo 13, poi per ragazze nuove c'erano, come ben sai, insomma, delle scuole di ballo nuove, per cui queste ragazze molto entusiaste, molto motivate, molto belle, devo dire anche, perché diciamolo, c'era tanta gioventù e questo fa piacere, perché il ballo deve essere anche fatto di molta freschezza. La ribadisco veramente tanto piena sotto tutti i punti di vista. Progetti futuri per le model? Guarda, prossimamente abbiamo una sfilata in trasferta per il 26 di novembre, insomma ci sono delle cose nuove in progetto che spero, non voglio svelare, spero insomma che andranno in porto.
Ah, ma quindi siete state invitate a Scauri? Parlavo poco fa col maestro Pedagna, che sta organizzando la competizione a Scauri, quindi anche a Minturno, davanti al mare. Sì, bellissimo, bellissimo, veramente. Piano piano diciamo che la nostra associazione cresce e speriamo di dare sempre il meglio. Spero che un'ultima cosa, c'è il calendario da realizzare. Sì. Sì, sì, assolutamente, c'è questo calendario, noi anche sulla nostra pagina di Facebook stiamo mettendo l'annuncio che chi vuole, insomma le ragazze che vogliono partecipare a questa nuova e bella cosa possono contattarmi, dove metteremo tutte, diciamo, ogni immagine di un momento importante della sfilata con questi abiti, diciamo, che ci rappresentano. Ecco, un'ultima cosa, diciamo che gli abiti li fornite voi? E le mode non devono portare nulla, tranne qualche volta, se vogliono, un paio di scarpe nere per abbinarle. Quindi è una cosa molto bella, perché non viene chiesto un euro. I vestiti li date voi, date il trucco. Sì, sì. Quindi, insomma, è una situazione che poi dà la possibilità a delle persone che altrimenti non potrebbero svolgere una cosa del genere. È vero, questo sì, quindi noi forniamo gli abiti, poi le scarpe quando possiamo, in realtà, però ecco, chiediamo solo questo, perché poi anche per il trucco, per il parrucco, diciamo che ci pensiamo noi, siamo un po' un tuttofare, ecco, quindi, ci autogestiamo. Ecco, questo è molto bello, soprattutto il vostro lavoro di volontariato, ecco, diciamo la verità, che non percepite un euro da nessuno, questo è importante sottolinearlo di questi tempi, quando si parla di ragazzi. Di moda bisogna essere diciamo trasparenti sotto ogni profilo di questi tempi strani che viviamo, e allora è una bella iniziativa, quindi complimenti. Ci vediamo il 26, allora. Ah no, aspetta, sì, abbiamo poi degli appunti, il 26, poi abbiamo il music show il primo dicembre. Il primo dicembre, è vero, era proprio questo che stavo ancora, stavo mantenendo questa incognita. Sì, abbiamo anche quest'altro appuntamento del primo di dicembre, questa registrazione nell'ambito di un programma televisivo, per cui dai, piano piano stiamo cercando di far crescere queste model. Un'ultima nota, ricordiamo il contatto, la pagina di Facebook. Sì, la pagina di Facebook è Model Dancing Fashion, potete cliccare su questa pagina, mettere il mi piace e vedrete tutte le immagini delle nostre serate, diciamo gli eventi ai quali parteciperemo, e chi volesse partecipare con noi può anche contattarci tramite questa pagina. Lucy, in arte magenta, Model magenta. Dancing Fashion, grazie dell'attenzione. Grazie a te Tony, buon proseguimento e un saluto a tutti gli ascoltatori. Di più di un programma radiofonico c'è Musicando, il primo settimanale di informazione sotto il segno del ballo. Per essere sempre informati in tempo reale sulle ultime iniziative delle trasmissioni Il Ballo in TV e Il Ballo in Radio, segui su Facebook il gruppo pubblico Ballo in TV. È il modo più rapido per tenerci in contatto. Una nuova vincente categoria per ballo in gruppo all'interno del Gran Premio del Lazio. A partire dal 5 novembre inizia il campionato a ranking Gran Premio delle Città. Per gareggiare in questa nuova categoria, i club devono assumere il nome delle città dove operano. Non perdere tempo, iscriviti subito al campionato di ballo con il nome della tua città, quartiere, zona o contrada che intendi rappresentare. Le informazioni le trovi in rete digitando Fibes Roma. Gran Premio delle Città, l'evoluzione del ballo in gruppo. Quando l'arte del ballo si trasforma magicamente in spettacolo, hai trovato la Fibes. Fibes, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, Ente Nazionale di Promozione Sociale e Formazione. Fibes, affiliazione di circoli, sale da ballo, scuole e club di ogni ordine e grado, con copertura assicurativa globale. Inoltre, organizzazione di competizioni a tutti i livelli ed eventi nazionali ed internazionali. Entra anche tu nella Fibes. Informazioni alla sede federale di Roma al numero 348-7309. 398 oppure fibesroma@libero.it. Fibes, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. L'universo del ballo non è una piccola nicchia di settore come erroneamente si crede. Per questo il mondo del ballo è un mezzo nuovo, efficace ed è indicato per la promozione di qualsiasi attività commerciale. Per la pubblicità della tua azienda, scegli il mondo del ballo. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392.
Torniamo in diretta, sono le 21:54 minuti primi. Quattro contatti telefonici, credo che sia il massimo questa sera in 3 anni di radio, o per un motivo o per un altro non abbiamo mai potuto effettuarli, ma questa sera ci siamo sbizzarriti. Io volevo però, prima di commentare altri aspetti della competizione di ieri, ascoltare qualcosa di ieri, come per esempio qualcosa di importante che noi cerchiamo di svolgere sempre durante il cerimoniale di apertura, che è quello del famoso giuramento tra noi del pubblico e i cosiddetti ballerini, quindi una sorta di patto che si viene a creare tra noi e tra voi. Vediamo se la regia è pronta e lo può mandare in antenna. Eccoci qui, pronti a cominciare. Ancora qualche altra formalità, siamo in attesa dei vertici federali. Grazie, puoi occupare la posizione centrale del picchetto. Allora, stavo dicendo in apertura che il nostro campionato ormai è nato nel 1999 e abbiamo ideato questo sistema di giudizio con tempo, sincronia, tecnica, stile. Grazie a questa idea, così tra virgolette, possono competere insieme qualsiasi stile di musica o di ballo, perché sia un latino deve andare a tempo, deve muoversi in sincronia, deve avere tecnica e deve avere stile. Ma anche una danza orientale non può essere svolta fuori tempo, quindi vogliamo il tempo. Anche le ragazze della danza orientale devono andare in sincronia, devono avere la loro tecnica, devono avere lo stile. Ecco, grazie a questo sistema è possibile creare la nostra, una gara di coreografie libere, perché la coreografia è libera e nell'ispirazione del maestro che ascolta una musica, può essere latina, un valzer, una danza orientale, e ci crea sopra dei movimenti. Così lavoravano da sempre gli antichi coreutici e si lavora oggi. Poi qualcuno ha voluto esasperare il ballo e farlo diventare sportivo, quindi a cominciare a mischiare regole e regolette, e noi invece abbiamo pensato di fare ancora prima. Per cui noi Fibes, Gran Premio del Lazio, ci tengo a dirlo, non siamo né migliori né peggiori di altri, siamo noi, siamo un'alternativa a quello che sono le altre proposte di ballo. Per cui provatelo, se vi piace, molti club piace il nostro sistema, vengono. Se non vi piace, ci siamo conosciuti, amici come prima, perché il ballo è un'espressione libera del corpo, e questo tenevo a sottolinearlo. Un'ultima cosa, i giudici sono freschi anche di aggiornamento, abbiamo fatto un corso recentemente, lo scorso anno votavano 5-6, quest'anno, anche per rendere il campionato più bello, voteranno mezzo punto più bassi. Però voi non preoccupatevi, se prendete 4, 4 e mezzo, non vuol dire che avete ballato male. Perché preoccupatevi quando prendete 1, 1 e mezzo, 2, ma se prendete 3 o 3 e mezzo vuol dire che siete stati bravi, perché oggi la gara non è sportiva, oggi è una gara di quadri, perché ognuno dà il meglio di sé ballando, cioè è un'arte il ballo, è come scrivere una canzone, e questo credo che sia chiaro per le persone che frequentano il Gran Premio del Lazio. E soprattutto prendete il risultato come viene, perché una scuola che oggi arriva prima non è meglio di chi arriva seconda, ve lo dice uno che sta nell'arte, nel campo artistico, che c'è nato, e quindi è così anche nel ballo. Per cui con questo io vi ringrazio e diamo pagina, voltiamo pagina per l'ultima fase, che è il nostro rito. Pregherei tutti i capitani di squadra di postarsi qui davanti il picchetto. Grazie a tutti i capitani di squadra o i responsabili dei club qui davanti. Come vedete abbiamo questa bella novità che volevo presentarvi. Ecco Daniela, se puoi venire qui vicino a me. Vogliamo evitare di bucare i vostri abiti con quell'odiosa spilletta da balia. Fatevi, se potete, una fascetta così, come vi pare. Noi abbiamo presa, siamo poveri, l'abbiamo presa su Amazon a 4 euro. ce la siamo fatta arrivare perché ci piace così. Però la potete personalizzare, indicate il numero di gara che sarà vostro per tutto il campionato. Così noi abbiamo meno problemi in segreteria, voi non bucate l'abito. Quindi grazie Daniela, poi accomodate, fermi lì ragazzi. E adesso non ho presentato il maestro Nino Petrolo, perché lo vorrei qui al centro, perché Nino ha un compito particolare, giudice di gara, deve leggere il giuramento tecnico federale
e poi toccherà uno di voi. Prego, maestro. A nome di tutto lo staff tecnico, prometto di esprimere il mio giudizio in modo attento e professionale, ma soprattutto al di sopra delle parti, senza favoritismi o preconcetti, avvalendomi soltanto della mia esperienza tecnica e per mezzo delle sensazioni ricavate dalle espressioni coreografiche dei singoli partecipanti. Grazie a nome di tutti. Grazie Nino. Come regola, la parte dedicata al ballerino sportivo, la legge chi ha vinto la Coppa Fibes, la Patti Dance che l'8 ottobre ha vinto il cosiddetto campionato in giornata unica per il terzo anno consecutivo, e quindi tocca a voi dare, come si dice, no, una sorta di esempio a tutti noi del campionato. Prego a maestra Patrizia Nardi del club Patti Dance. In rappresentanza dei club, dei ballerini e degli insegnanti, mi impegno a rispettare le regole del campionato, lo spirito e la lealtà sportiva, evitando qualsiasi forma di offesa verso i ballerini e i maestri concorrenti, e prometto di accettare senza pregiudizi e senza contestazioni, il giudizio tecnico e il risultato finale a me assegnati. Grazie, ecco, soprattutto come nel calcio, no? L'avversario non va denigrato, quello ne è buono a ballare, lo sappiamo con lo slang romano, ragazzi. L'avversario si sconfigge un attimo qui, quei 5 minuti, ma poi ci vuole rispetto per chi balla, perché è una persona come voi, e questo fa parte dello spirito sportivo, perché vediamo cose inenarrabili. Io ho assistito a delle gare di ballo dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri, e questo non deve accadere, ragazzi. Ragazzi, ci dobbiamo divertire. Il ballo è un divertimento, serve per staccare la spina. Io vi ringrazio, possiamo dichiarare ufficialmente aperto la prima giornata del Gran Premio del Lazio. I capitani e i maestri possono passare in rassegna allo staff tecnico per una stretta di mano. Grazie. Eccoci qua, allora io ero un attimo assente a bere un bicchiere d'acqua, a guardare coloro che hanno cominciato a cliccare mi piace sulle nostre pagine di Facebook, e abbiamo ascoltato un altro rito che fa parte del Gran Premio del Lazio. Ovviamente alla radio e alla televisione non vi facciamo vedere tutto, ascoltare tutto, per non togliervi poi la sorpresa quando vi presentate alle competizioni, quindi lasciamo sempre una sorta di mistero, proprio perché la bellezza, il déjà vu, ecco, toglie poi quell'emozionalità. Invece, come molti dicono, avete ascoltato le dirette, ecco, nulla è preparato, è molto emozionale, anche perché noi lo scriviamo e cerchiamo di rispettare quanto scriviamo. Il Gran Premio del Lazio deve essere, da come ideologicamente l'abbiamo pensato noi, un qualcosa di altamente educativo, e questo ce l'hanno indicato i nostri insegnanti, i nostri maestri, che sono i dirigenti della federazione, il professor Colarusso, con il ballo nelle scuole. È stato il presidente Peppino Colarusso, d'accordo con il MIUR Campania, a iniziare più di 20 anni fa l'inserimento del ballo come materia ufficiale di studio nelle scuole pubbliche della Campania. Ha preparato 7.000 docenti al ballo, hanno creato delle cose incredibili, campionati studenteschi. Mi raccontavano i presidi della Campania, sapete, la Campania è una regione calda sotto ogni profilo, che dove nelle scuole pubbliche è stato inserito il ballo è diminuito drasticamente il fenomeno del bullismo, perché il ballo, come abbiamo ascoltato dai giuramenti, dal regolamento di ballare fra uomo e donna, porta al rispetto dell'avversario. È una pratica che dà emozione, è particolare, e noi, prendendo esempio da questi, noi li chiamiamo i sommi dirigenti della federazione, che lavorano a livello sociale, non potevamo essere da meno, a parte che lo siamo noi per costituzione, sia io e tutti gli altri collaboratori del coordinamento Roma abbiamo, ecco, proprio perché discendiamo da una generazione di forze dell'ordine, le regole militari e quant'altro, e quindi noi ci teniamo molto a quello che è la lealtà, cosa che di questi tempi viene meno, perché oggi si pensa solamente al famoso dio denaro, a stare bene, che non è tutto nella vita, serve ma non è tutto. Guardate, noi
siamo usciti senza un euro ieri, io lo dico tranquillamente, non ho problemi, abbiamo svolto la gara di ballo, ci abbiamo rimesso anche ieri, ma non fa niente, ci siamo autotassati, il Marcelli, io, gli altri, tanto invece che andare a mangiarci una pizza o andare a fare altre cose, noi quel poco che abbiamo dalle pensioni e quant'altro, raduniamo un qualche cosa e lo mettiamo a disposizione degli altri per fare una bella gara, e ci siamo divertiti. Ma guarda, avete sentito il Marcelli? Stanchi, contenti, rimasti senza un euro, però soddisfatti, perché abbiamo creato un qualche cosa di bello. Vedete poi i giovani che lasciano la sala in maniera allegra, si sono divertiti con le model, hanno ballato. Ragazzi, ma con 6 euro, che non ci prendete neanche in tramezzini, neanche in panino e una bibita prendete con 6 euro, avete trascorso una giornata, io credo, favolosa. Ed è proprio, noi lo scriviamo a caratteri cubitali nel sito, anzi lo vado a leggere perché non voglio sbagliare, lo voglio leggere proprio come è stato scritto. Ecco, basta andare a digitare in internet Fibes Roma, un po' Fibes, esce come primo nei motori di ricerca, e andate poi a cliccare. Mamma mia, abbiamo avuto più di 150 contatti sul sito ufficiale ieri. Andiamo a cliccare la voce Gran Premio del Lazio, le informazioni, e c'è subito la pagina dove c'è scritto Gran Premio del Lazio, campionato di ballo a ranking, fondato nel 1999, direzione tecnica a cura del coordinamento provinciale Roma, e qui c'è la frase ideologica: per la salvaguardia dei valori sociali e sportivi, per consentire a tutte le fasce sociali il beneficio dell'attività psicofisico-motoria e dell'emozione del ballo da gara attraverso iscrizioni a quote popolari. Questo è il nostro obiettivo statutario, questo sta proprio sul nostro statuto, per la salvaguardia dei valori sociali e sportivi, per consentire a tutte le fasce sociali il beneficio dell'attività psicofisico-motoria e dell'emozione del ballo da gara attraverso iscrizioni a quote popolari. Noi vogliamo collaboratori che adempiano a questa nostra, diciamo, disposizione ideologica, perché noi crediamo fermamente in questo. Poi possiamo sbagliare, perché gli errori li commettiamo anche noi, perché sbaglia chi lavora, non siamo perfetti, l'uomo è imperfetto per natura, e quindi anche noi attraverso il nostro lavoro facciamo degli errori e cerchiamo di correggerli subito, però questo è il nostro obiettivo principale. Ora, tornando a ieri, ci siamo accorti che noi, stavo dicendo prima delle telefonate in diretta, che noi siamo molto veloci, noi andiamo 20 anni avanti con il ballo, e quindi abbiamo cercato di unificare alcune categorie, e mi sono reso conto che però i maestri non vengono perché hanno da fare. Quando diamo una riunione, io l'ho detto anche pubblicamente, e io ho da fare, devo andare a fare la spesa, e io ho il matrimonio, io ho la comunione, e io non posso quel giorno. Allora, quando noi, tanto un anno prima noi diciamo che c'è la riunione, la prossima ci sarà, quella del prossimo campionato, il 12 di ottobre faremo la Coppa Fibes da qualche parte, probabilmente a Palestrina. Allora lì si lascia tutto, è come se fosse una cerimonia, un matrimonio, un appuntamento di famiglia. Voi il 12 di ottobre del prossimo anno lasciate tutto e venite alla riunione, perché vi diamo il materiale didattico, le dispense, i regolamenti, le novità, e così già siete pronti. Perché in questo modo dovete acquisire le nozioni, le novità del campionato strada facendo, quindi perdete dei punti, perdete occasioni. Ora, bisogna crescere in modo professionale anche sotto questo profilo, che quando la federazione, quando il coordinamento Roma dà la riunione, fa la conferenza stampa del e noi vorremmo anche fare le conferenze stampa con i mass media, con format TV, con Music Show, con gli altri addetti stampa, e lanciare il campionato. Cioè, bisogna tornare a questo. Però senti, io c'ho da fa, poi magari va a portare in giro il cane, magari sta a chattare su Facebook. Oggi purtroppo viviamo di questo. Allora bisogna recuperare i valori sociali e sportivi, come scriviamo noi qui nel sito. Ecco perché cerchiamo di dare a tutti il beneficio dell'attività psicofisico-motoria. Un'altra cosa importante che volevo dirvi, e poi ci fermiamo per una pausa: c'è una regola che dicono che le associazioni sportive devono organizzare soltanto 2 eventi l'anno.
Allora io, legislatore, vabbè, lo rispettiamo, però raccoglieremo delle firme, cercheremo di attivarci attraverso gli altri enti di promozione sportiva a fare con noi unione per cercare di farla cambiare questa regola. Ma perché? Perché loro hanno messo questa regola, altrimenti le associazioni sportive fanno attività commerciale. Allora, per non far fare attività commerciale a un'associazione sportiva c'è un sistema che è unico ed è il tetto dei guadagni, dei proventi. Ecco, se tu fino, che ne so, a 20.000 euro fai attività sociale, oltre 20.000 euro cominci a pagare le tasse, come si fa anche per le gettonelle dei giudici, degli addetti alle federazioni, fino a 7.500 euro non paghi tasse, dopo i 7.500 euro cominci a pagare le tasse. Allora perché anche per le associazioni che invece che limitare a solo 2-3 eventi l'anno, cosa facciamo gli altri 365 giorni? Ora io vi faccio un esempio calzante. Nel palazzo, nel condominio dove abito io, tutte le mattine scendono in scarpe da ginnastica alcuni inquilini che vanno a correre nel parco sotto il palazzo. E lo fanno tutti i giorni. E non sono né olimpionici né vanno a fare le gare di atletica. Lo fanno per il loro benessere psicofisico sportivo. Ora, e lo fanno tutti i giorni, io li incontro, poi ci vediamo al bar, ci salutiamo e quant'altro. Allora io poi da qui ho cominciato a pensare a questo, perché poi quando andiamo a prendere i permessi, a parlare, no, ma voi ne potete fare una, due, c'è il tetto, c'è il limite. Allora diciamo, ma come si può svolgere un'attività psicofisico-motoria importante come il ballo, dove tutti i professori, se accendete radio e televisioni, tutti dicono che il ballo fa bene? Allora se fa bene, come facciamo con due volte l'anno a promuovere il ballo, a praticare promozione sportiva solo due volte l'anno, e gli altri 363 giorni cosa facciamo? Quando queste persone che io incontro, che sono semplici persone normali, tutti i giorni vanno a correre, quindi praticano tutti i giorni attività sportiva. Allora io come ente di promozione sportiva, come FIBES, come ASI, come XEN, come AICS, AXI, siamo 15, 16, 20, quelli che siamo, come facciamo solamente con due eventi l'anno a promuovere uno sport così a livello locale, a livello nazionale? Quindi sono queste le cose discutibili a livello legislativo che vanno cambiate. Giusto il defibrillatore, giusto pagare la SIAE, giusto pagare le tasse, giusto tutto, però dateci la possibilità di muoverci. Ora, questi ragazzi ieri hanno avuto un'emozione nella gara. Secondo quanto dice il legislatore dovrebbero aspettare un altro anno per avere l'altra emozione. Non è possibile, perché? Perché gli altri sport tutte le settimane, tutte le domeniche fanno le gare, calcio, i ciclisti li vediamo tutti i giorni che sono sulle nostre strade ad andare in bicicletta, e noi del ballo no. E noi le facciamo comunque, perché? E perché altrimenti come facciamo a promuovere lo sport? Ma non per fare attività commerciale, perché bisogna promuoverlo. Altrimenti questi giovani fra un anno o due gare avranno un anno di più, e cosa hanno insegnato in due anni? Quale emozione hanno vissuto se noi gli facciamo fare una gara l'anno? Quando gli altri sport, io quando ero ragazzo giocavo con la società Centocelle, con Latino, a pallone, tutte le domeniche andavamo a fare le gare, le partite. E il ballo no, non si può fare. Il ballo, ve lo giuro, è l'unica attività che c'ha pali e paletti, e questi pali e paletti in maniera democratica vanno smontati, vanno demoliti, perché bisogna adeguare. Oh, se la legge è uguale per tutti, uguale per il calcio, che i bambini a 6-7 anni ogni domenica, a 10 anni gli allievi, i nag e quant'altro vanno a fare le gare, vanno a fare le competizioni di calcio, che è anche pesante come sport, perché il ballo no? Cioè, ditemi perché il calcio sì, il ciclismo sì, gli altri sport sì, ballo no. Le società sportive di ballo devono fare solamente due eventi l'anno. Cioè, come si fa? Allora, la domanda è questa, che qualcuno mi risponda, abbiamo i telefoni liberi, i messaggi, i post. Come si fa con due eventi l'anno a creare una promozione dell'attività sportiva? Quindi io faccio anche l'invito agli altri dirigenti delle altre sigle, degli altri enti di promozione sportiva. Discutiamo di questo, riuniamoci un giorno da qualche parte in una vostra sede e cerchiamo di
di farla cambiare questa normativa tutti insieme, perché poi, sapete, ve l'ho sempre detto, gli enti di promozione sportiva, chi sono di destra politicamente, sono proprio colorati, chi di destra, chi di sinistra. Poi una società sportiva, un centro anziani, che ne so, dice ma quel siccome sta nel quartiere che magari è di sinistra, dice no ma voi siete di destra, non la faccio con voi, la faccio con... cioè arriviamo a questi, cioè lo sport non ha colore politico. Lo sport, se fa bene, fa bene a destra, fa bene a sinistra, fa bene al centro, fa bene dappertutto. E noi lungi da questo, perché nei nostri statuti siamo apolitici, più che apolitici, perché alla fine è politica pure, che siamo apartitici, che è un'altra cosa. Un conto è essere apolitici, un conto è essere apartitici. Noi, e io personalmente, sono apartitico, tant'è vero che neanche vado a votare, sono proprio apartitico, perché non trovo nessuno che mi rappresenta. Il giorno che ci sarà uno che mi rappresenta, che dice io nel ballo sportivo, io organizzo lo sport in questo modo, allora noi ti voteremo, lo diciamo pubblicamente. Ma finché il ballo, finché lo sport, finché a Roma non si farà un palazzetto del ballo, non si aggiusteranno gli impianti sportivi, noi che siamo degli sportivi, che lo pratichiamo e lo organizziamo, abbiamo dei grossi problemi, non ci sentiamo rappresentati neanche dagli enti di promozione, che sono o di destra o di sinistra. E qui non voglio entrare nella politica, ma è così, perché il ballerino non lo sa. Certi maestri non lo sanno che negli enti di promozione esiste anche il colore, esiste la bandiera, poi magari non sembra. E purtroppo bisogna fare i conti anche con questo. Io mi sono scontrato questo andando a praticare l'affiliazione ai centri anziani, perché lì dice no vabbè, ma qui la circoscrizione è di sinistra, voi siete dall'altra parte, noi così, cioè, la prima cosa che ci chiedevano i presidenti, ma questo ente di promozione è di destra o di sinistra? Guardate, io faccio lo sport, il ballo non fa bene sia a destra che a sinistra, cioè. E allora ragazzi, è finita, se la mettiamo in questi Guelfi e Ghibellini è finita. E purtroppo questa è l'Italia dei Guelfi e dei Ghibellini, noi siamo al di sopra di questo, io che vi sto parlando, gli altri miei collaboratori, presidente eccetera, siamo proprio al di sopra, proprio apartitici a tutti gli effetti. E allora è molto importante che chi ci ascolta, chi viene al Gran Premio del Lazio, sappia questo. Ce l'ascoltiamo sto motivetto musicale, così io mi fermo un attimo. Sono le 22:16 minuti primi, anche questa sera andremo avanti fino alle ore 22:30. Bene, allora torniamo ancora in diretta per quest'ultima fase della trasmissione Ballo in TV, Ballo in Radio, puntata 116 di oggi. E che altro dire? Credo di avervi detto tutto, tranne i prossimi appuntamenti. Allora, c'è questa gara in giornata unica nel bel palazzetto di Scauri Minturno, che per me è particolare perché nel 2003 è iniziata la mia avventura con la Fibes proprio nel palazzetto di Minturno. Quello lì davanti al mare è molto bello, abbiamo delle immagini, le stiamo ritrovando per ritrasmetterle, per creare anche i promo per questo evento in giornata unica. Non è una gara del Gran Premio del Lazio, chi vuole partecipare può partecipare. Però attenzione, perché il 3 dicembre, la settimana successiva, c'è la seconda gara a punti del Gran Premio del Lazio, e quindi è importante che voi siate presenti per continuare la ranking, per continuare questo nostro campionato, che avrà 8 giornate, probabilmente, ve la do quasi al 99,9% periodico, realizzeremo la finale a Palestrina, nuovamente sulla pista all'aperto, outdoor si dice, fuori porta, outdoor, invece ieri eravamo indoor, dentro la porta, pioveva, si stava bene. E allora amici radioascoltatori, andiamo avanti, vediamo, diamo un'occhiata a Facebook Gruppo Pubblico. Beh, Rossana l'abbiamo ascoltata prima, già ci saluta con i suoi post, con i suoi mi piace. Abbiamo postato, siamo in diretta su diversi gruppi e diverse pagine, per cui piano piano adesso ce le andiamo un attimo a leggere. Sul Ballo in TV tutti guardano, guardate quante visualizzazioni, però nessuno ha messo mi piace, e io non vi saluto, va bene così, tranne in questo post dove salutiamo
Gaetano Lavitola dalla Calabria, coordinatore Fibes della Calabria, Alex Giovannetti da Roma Nord, la ballerina Daniela Spizzichino. Grazie ragazzi per il click, grazie per il mi piace, I like. Ho qui ha cliccato Rossana Barbarossa, grazie. Vediamo sotto invece, oh, e qui ne abbiamo 5. Iris Pinatucci, la coordinatrice Puglia della Fibes. Mercedes Chia Ferrari Forti, ciao, grazie. Daniele Osvaldo Capolei, giudici di gara. Marina Dandini, ciao Marina da Rocca Priora. Come va Rocca Priora, Marina? È un pezzo che non ci sentiamo, che non ci vediamo. Auguriamo di incontrarci, perché dalle vostre parti si sta veramente bene. Qui c'è la ballerina Michela che dice, vediamo un po', leggiamo alcuni commenti che arrivano sui post. Michela dice, cercate di dice, metti in mostra anche la sfilata delle coppie, fai vedere che si è ballato anche di coppia. Hai ragione Michela, appena Biancalana, Danilo ci manda le foto, noi pubblichiamo anche le fotografie dei balli in coppia, che siete stati tantissimi, bravi. Le coppie stanno aumentando a dismisura, forse nella prossima gara supereremo le 30 coppie fra tango argentino, liscio, standard, latinoamericani e quant'altro. Mi raccomando, cercate di partecipare. Grazie, ecco, sto ricevendo veramente tantissimi complimenti, grazie, grazie, grazie. Allora, brano musicale, ho bisogno urgentemente di un bicchiere d'acqua. Allora facciamo una piccola pausa per l'ultima parte del programma, vi lascio con un brano musicale libero da copyright, così ce lo ascoltiamo, è carino, eccolo qui per voi, Luck Doc. Yes, yes, yeah, I see ya. Yes, indeed. You remember the times that I said a rhyme and made the girls blush, tore they world up. I ain't trying to be the cat that your girl love, but if she love it, it's over, you gotta curl up. Do you remember my mad flow, afro, no pick, flow slick, bathro? No, that's a bar though. Sleep on it, then hop on it and deep throat it. We focus, I need more than some weed photos. The weed potent, but okay, I'm reloaded. I dream Lotus is Porsches and speedboats for the East Coast. And we need a fortune for each note, cause these vultures succeed knowing my team dope. Can't beat them, then kill them if it'll bring hope. Hope you understand the consequences of my position when I'm your only opposition. No competition, the papa, this is the time to listen. The vibe you giving is not a niggas, is out of business. A horrible view for hip hop, but we're part of it too. What is this? I never stress it, I let the present be depressing, but let me get them rapping to my recollection. To my recollection. And to my recollection. I never stress it, I let the pressing be depressing, but let me get them rapping to my recollection. To my recollection. And to my recollection. Remember when December was heaven, when a care in the world was in evident. You felt like whatever then, toned down, knowing you grown now. Probably got a kid of your own now. Oh wow. Never saw it coming, thought of stunting, shorting luggage and boarded thugging. It's all for nothing. It costs a budget to feed the hood, and I need the pudding all of a sudden. Eccoci qua, cari amici radioascoltatori, torniamo in diretta. Abbiamo rappato, abbiamo così un po' di pop, non fa sicuramente male. Beh, alla nostra età non lo so, perché tutti quei movimenti particolari alla nostra età non lo so, la teniamo, vabbè, teniamola in sottofondo, perché diamo qualche cosa di più vivace in questa straordinaria puntata del Ballo in TV, Ballo in Radio. Allora io direi
che per questa sera è tutto per il ballo in radio. Altri commenti, altre occasioni che riguardano la competizione di ieri verranno esposte in Danza Report attraverso Canale Danza su Facebook, il gruppo pubblico. Lì trovate tutti i link che vi porteranno poi nei siti e nei canali ufficiali per vedere quello che sono i reportage, quello che sono poi tutte le classifiche, tutti i risultati ufficializzati, i commenti. Quindi faremo una sorta di domenica sportiva del ballo, del campionato, con i commenti, le analisi. Sarà molto bello. Stiamo creando anche le pagine web nuove per tutto l'almanacco che riguarda tutti i ballerini, tutti i gruppi che hanno partecipato, e quindi avrete una bella soddisfazione di entrare nella storia del campionato, nella storia del ballo attraverso questo nostro sistema multimediale. Non credo di aver dimenticato nulla. Ecco, stavo dicendo gli appuntamenti. Allora, 26 di novembre saremo a Scaurim in turno per la competizione per il Festival Nazionale organizzato dal maestro Fabio Pedagna. Il 3 dicembre la gara alla Rondinella di Palestrina, la seconda del Gran Premio del Lazio. Vi do pure la terza, che è il 21 gennaio, probabilmente ancora alla Rondinella di Palestrina, che ormai è diventato il nostro Palafibes. Quindi ricordate, per il Gran Premio del Lazio, 3 dicembre Rondinella di Palestrina, 21 dicembre Rondinella di Palestrina. Ho avuto un'altra notizia, che anche altri organizzatori di gare di ballo prendono spunto da noi e utilizzano la rondinella per le loro gare. Noi ne siamo felici di questo, perché vuol dire che le nostre scelte hanno ragione. Ci sono altri organizzatori, io sono amico di tutti gli altri organizzatori di gare di ballo, quasi tutti, per cui e le cose poi ci parliamo a microfoni spenti, a telefoni spenti, ci incontriamo, ci parliamo. Abbiamo saputo che anche altri organizzatori adesso utilizzano la rondinella, però quello il Palafibes è nostro, la rondinella è quasi nostra perché l'abbiamo codificata ormai come palazzetto per il ballo dal 2002. Abbiamo cominciato, il primo si chiamava Trofeo Musicando, abbiamo le cassette, quindi è tutto registrato, non diciamo sciocchezze. Ancora abbiamo le gare di ballo del 2002 che andavano in onda su Telesimpati, e quindi nel 2002 abbiamo utilizzato questo impianto sportivo come nostro, tra virgolette, perché poi è sempre di Stefano, della rondinella. Sono loro che dirigono alla grande questo locale. Prima ancora, lo ricordate, c'erano Gianni e Filomena tanti anni fa, e anche lì abbiamo vissuto momenti belli, ma oggi sono momenti straordinari perché noi ci troviamo molto bene. Però vedete il ballo come copia e incolla, come dico io. Poi magari qualcuno già ci ha preso il brillante, qualcun altro ci ha preso il foxtrot, adesso ci prenderanno la fascia di capita, ma va bene così, perché vuol dire che oltre che le nostre idee sono ottimali, che in questo modo cresce tutto il settore. Ecco, almeno se quando prendete spunto dagli altri, prendete spunto dalle cose buone, non dalle cose negative. Dai 1000 diplomi, si fa un ballo nuovo, bisogna fare il diploma di kizomba, adesso bisogna fare il diploma di ballo delle formiche, esce, che ne so, il ballo della tartaruga, ci vuole il diploma per il... Ma ragazzi, bisogna smetterla con questo diploma unico, questa è l'altra nostra provocazione. Poi stavo dimenticando che è cominciato il Gran Premio delle città, con le città di Albano Laziale, Aprilia e Palestrina. Quindi i club avranno questo nickname e faranno la gara con Aprilia, con Albano, con Gallicano nel Lazio, più che Palestrina, come se ho sbagliato, Gallicano nel Lazio. Sono tre città in competizione con i loro nickname dei club, che sono l'Amica Dance, la Patti Dance e la Giro Dance. Però adesso non hanno più questo nome, hanno Gallicano nel Lazio, provincia di Roma, Aprilia, provincia di Latina, e Albano Laziale, provincia di Roma. Se ci sono altri club che vogliono assumere il nome della loro città e gareggiare in questa speciale categoria di ballo in gruppo con un ballo, possono già entrare in ranking, perché poi si va in ranking, e ci sarà una sorpresa a fine campionato un po' per tutti i partecipanti, qualche cosa di carino stiamo organizzando. Bene, è tutto questa sera con il ballo in radio. Ci sentiamo e ci vediamo poi in televisione. Poi ecco, ieri
La Barbarossa, come avete sentito, Rossana, hanno realizzato i servizi, le interviste, hanno intervistato pure me, fa un certo effetto perché sono sempre io che intervisto gli altri e non sono abituato a essere intervistato, vi dico la verità. E comunque sarà tutto trasmesso su Teleinn, Digitale Terrestre, Canale 93, aggiornate il decoder per vedere poi, ve lo diremo noi, tra una ventina di giorni passerà in televisione anche questa bella gara di ieri. Amici, è stato un piacere, io rimango qui, potete contattarmi anche attraverso i social, Facebook, Canale Danza oppure Il Ballo in TV, abbiamo due gruppi anche su Fibes Roma. È stato un piacere ragazzi, signori, signore, io vi saluto, appuntamento alle prossime volte con le trasmissioni televisive con Danza Report e tutti gli altri programmi di informazione sul ballo che noi abbiamo così preparato per questa nuova stagione. Alla prossima occasione con Il Ballo in TV, Ballo in Radio. Ciao a tutti. Mi dice il tecnico che abbiamo un problema per mandare la sigla. Come mai non si ascolta, ragazzi? Vabbè, allora ci salutiamo qui, amici, con questa musica. Alla prossima occasione con Il Ballo in TV, Ballo in Radio.